Sull'isola di Ponza, tra aperitivi, lusso e yacht, arriva anche il senatore Denis Verdini, che presenta a Ponza d'autore i suoi comitati per il sì al referendum costituzionale. Sai che stasera arriva Verdini qua a Ponza? No, non lo sapevo, siamo appena arrivati. Bene, meno male, lo conosciamo. Forse l'ho letto, ma non è che è una cosa che ci interessava molto. Non lo seguirete? Penso di no. Non mai. Essendo un politico, essendo in vacanza, i politici, almeno in vacanza, non... Salve, senatore. Buonasera. Clima tranquillo. Senta, ma viene a seguirlo Verdini dopo? Uno come me pensa che vinca il sì, per una ragione molto semplice. Peraltro martedì, no, vi riunite con Alfano, con gli altri, per dare vita ai comitati del sì. Con tutti i centristi, per dare vita ai comitati del sì, che incidano su quell'elettorato che per 20 anni, il nostro, ha chiesto le riforme, le abbiamo fatte. Bocciate un referendum appunto confermativo nel 2006, ricorderà, e quindi abbiamo partecipato e scritto queste tutti insieme fino a un certo punto, poi dopo gli altri si sono staccati, noi abbiamo continuato. Ad accompagnare Verdini, l'amico di sempre, l'onorevole Angelucci, recordman di assenze in Parlamento 99,5%. Nel mio caso io non percepisco denaro. Lei non ha condannato. La gente non sa. Guarda, la prima volta che parlo con un giornalista, sta attento. Tu sai che sono il migliore dei liberi. Io non sono Bersani, che ha la misura come la benzina. Io da quando sono in Parlamento... La cosa della benzina dovremmo spiegare no, che il riferimento... Perché c'ha attitudine con le pompe di benzina, quindi io non sono fatto come lui. Io da quando sono in Parlamento non ho mai votato, mai, una sfiducia individuale. Non ho mai votato un'autorizzazione a procedere. Non ho mai votato a favore. Mai, mai. E quindi io non ho problemi. Sì, certo. Io sono coerente. Ora, la coerenza è la forza degli sciocchi, mi dica coerente. Io... Senta, ma Mattarella, ho finito adesso. Ormai questa riforma è diventata la caccia ai Pokémon. Ho finito adesso l'intervista, non parlo, grazie. Ma questo progetto di centro dei moderati, ma lei sarà il leader di questo... Senatore, sarà il leader di questo centro in sostegno di Renzi? No, è una riunione di parlamentari per i comitati del sì. Quindi non ci sarà, diciamo, un riunirsi del centrodestra? Ma adesso ritornate in barca? Dove andate? A Capri? Ma dove? A casa, al lavoro? Oppure tornate a Roma? Al lavoro. Come sta andando adesso? Credo che stia andando sulla barca. Sulla barca, è stato lui che c'ha la barca. Viaggio, senatore!